tutta la tradizione cristiana del Papa. Da circa 30 anni non è mai ripreso. Prima era stato il 68 l'ha censurato. Negli anni 70, quando Paolo VI ha detto il fumo di sangue nel campo della Chiesa, ha avuto un attacco stampa spaventoso e che l'ha davanti. Da un lato si deve riferire l'immagine di Gesù con più osservia, dall'altro di affermare che la grazia ha la sua prezzo e di finire a diventare a pensare che l'altro deve perdonare tutti allo stesso modo. Quindi cade l'urgenza di una responsabilità personale, avvocata, se sapete tutti, e di andare. L'Antico Testamento è termine solo, Sheol, che parla del termine di Coades, Gehenna, e l'inferno, quello che usiamo. Andiamo a vedere questi tre termini quali sono. Anzitutto lo Sheol è un luogo profondo sottoterra. La sepoltura propiziava questa idea. Se l'ottola sottoterra significa che abita lì. In quel luogo non ci sono due forme di vita, piacere e tormento. È un posto segno scuro, un grande, e ci sono le opere morti, tutti i morti, buoni e cattivi. Quando questa volta si è per morire, ormai impazzito, va evocare la dama negromante ed evoca il profeta Samuele, che era morto, l'aveva eletto re, Samuele, in mezzo al fuoco, alla brace, sale allo Sheol, quest'ombra maestosa, e lo ritrovera perché mi hai chiamato dal mio riposo. Ma Samuele è amato da Dio. Come mai è allo Sheol? Quindi dopo la morte, tant'è vero che dominava la teologia della redenzione, che qualche volta domina ancora, quando ad esempio diceva perché Dio mi ha castigato, mi ha morto il marito, mi ha morto il figlio, guai a me perché non mi ha castigato. Torniamo indietro di 3.000 anni. Dio non castiga nessuno volendo la nostra vita. Ci siamo accorti. E quindi lui sale, ma è una figura misteriosa, ma santa, in un luogo dove insieme ai peccatori. Ci sono tre eccezioni, uno si chiama Enoch, l'altro si chiama Elia, l'altro non c'è una strada per darla. Questi non sono andati, non lo so. Sono stati portati in cielo. Direttamente. Dunque la teologia delle retribuzioni diceva che cosa? Come si faceva per la missione del Redentore Dio? Si aveva tanti mondi, tanti figli, tante leggi, tanti frutti dalla terra e dagli alberi e se non si amava. Tant'è che se non aveva un'infermità non poteva andare al tempio a pregare. Non poteva, ciechi, storti, troppo per i giorni della lavoro, perché il culto ufficiale proibiva di presso del tempio. Tu o qualche loro ha fatto del male, perciò mi ha tradito. Questa è l'idea che Gesù, prima di lui, crede e gioca la sua terra, ma Gesù la capisce. Bene, più avanti, verso il secondo.